Perché credere? Credere è un fondamento senza il quale noi, quando ci alziamo al mattino, non sapremo cosa fare. Dobbiamo credere che le cose sussistano, che quello che abbiamo visto in precedenza si conservi, che le forze che gestiscono la nostra realtà seguitino a gestirla e che esiste a comandare nella nostra realtà l'equilibrio. Infatti, ciò che costringe un pendolo a oscillare continuamente di qui e di lì è il comando fondamentale dell'equilibrio, che quando c'è uno squilibrio attiva la forza uguale e contraria per rimetterlo in equilibrio, in un modo armonioso, non violento, non categorico, che tenga conto di tutta la realtà. Io quando osservo un mare lì sulla riva e vedo questa acqua che è tutta lì, in equilibrio, mi consolo, dico, esiste questa forza che riequilibra tutti i fondali che sono più o meno alti, tanto che ognuno riceva su di sé il quanto esatto che dia a ogni fondale la quantità di acqua giusta, giusta che deve stargli sopra, perché il pelo dell'acqua sia tutto in equilibrio. Quando questa forza libera si presenta in relazione alla gravitazione terrestre come un fattore mobile, eccolo, il risultato è l'equilibrio. Non si fa il calcolo di quale suolo sia più in basso o più in alto, ma l'acqua automaticamente, così come è comandata, raggiunge nel suo pelo un piano, che è il segno di questa forza che sostiene l'equilibrio. Quando mettiamo in atto una bilancia elementare costituita da una asse posta su un fulcro che sia a metà esatta di quell'asse, eccola, è nella forma orizzontale, non obliqua, orizzontale. E come mai? Perché c'è questa forza che comanda a quanto è più in basso rispetto all'altro estremo che è più in alto, che quella che è più in basso si deve alzare, quella che è più in alto si deve abbassare, perché la virtù sta nel giusto mezzo. C'era arrivato millenni or sono il buddismo, con quella via di mezzo che Buddha proclamava come la via della giustizia. Ecco, la giustizia che perequa ogni sbilanciamento e lo pone lì in un modo tale che tutto
tutto debba essere bilanciato. Come negare che esiste questa forza sulla nostra vita, nella nostra vita, che comanda su tutte le cose che esistono nella nostra vita? La fede in questo ci deve far aver fede sul fatto che esista nella nostra condizione generale una assoluta forza che ci spinge tutti a raggiungere l'equilibrio. La fede deve riguardare noi nella nostra vita in un modo tale che sia possibile nella nostra vita, quella singola, raggiungere una condizione di equilibrio come elementi inclusi in questa nostra esistenza, tanto da avere poca fede nella osservazione che quello squilibrio che vediamo esistere nella vita reale, in cui c'è chi nasce in modo diverso, vive in modo diverso e raggiunge più o meno fortuna fino a morire nella sua estrema agonia, nel segno di un fondamentale squilibrio, perché c'è chi è diventato il padrone del mondo e chi è divenuto la sua vittima. C'è il carnefice e la vittima del carnefice, il prepotente che offende e chi è offeso. Questo sembra esistere sotto il profilo della vita nelle conseguenze cui essa arriva in questo che noi stiamo osservando procedere in un solo verso, quando sappiamo benissimo che ogni direzione ne ha due, che sono uguali e contrari tra di loro. E stranamente, in un mondo in cui comanda l'equilibrio, noi assisteremmo allo squilibrio di una esistenza unilaterale. È a questo punto che la mia fede nell'equilibrio, proprio quella, mi porta a sospettare, come minimo, che esista la verità in questo squilibrio che io vedo, di un mondo che va perennemente in avanti, come se l'avanzamento unilaterale nel verso unico del tempo, dell'universo, fosse la regola, costretta poi da questa regola a raggiungere, come dire, il massimo sviluppo dell'espansione possibile, quando si immagina che all'inizio di questa espansione ci sia stato un grosso botto che esplosivo ha vinto sulla gravitazione universale e con una velocità immensa nel primo momento, poi essa diventa sempre più lenta, sempre più lenta, sempre più lenta, finché contrastata dalla gravitazione universale, questa espansione si arresta al punto tale da convertire il suo verso e non procedere più in espansione ma in contrazione, fino a ricadere lì, su quel punto di Big Bang, in una sorta di palpito di espansione e di contrazione, visti uno dopo l'altro. Ecco, questo è ciò che noi vediamo. Una dinamica di tipo espansivo, cui c'è da aspettarselo, se le cose stanno così, venga dopo proprio quella richiesta dell'equilibrio che riporta il tutto a cadere, a ricadere su quel punto di Big Bang da cui tutto sembra uscito. Ecco, ma
questo punto l'uomo deve come minimo sospettare una cosa. Ma non esiste il terzo principio della legge dinamica che rivela che esistono sempre due dinamiche uguali e contrarie tra di loro, una nello stesso tracciato, nella stessa direzione, ma in un verso, e l'altra nel verso uguale e contrario. Non esistono simultaneamente, ossia nello stesso momento, tale che non esista una precedenza dell'una rispetto all'altra, se non in modo relativo, perché valutiamo una sulla base preesistente dell'altra, o l'altra sulla base preesistente dell'una. Siamo noi, con la nostra logica, posti di fronte a questa sorta di binomio, di equazione, in cui c'è questo che è uguale a questo, in un modo uguale e contrario, e esiste una equazione, ma noi non possiamo stare simultaneamente sui due membri di questa equazione. O stiamo qui e uguagliamo all'altro membro, o siamo nel secondo membro e facciamo l'uguaglianza rispetto al primo. La nostra impossibilità a tenere i piedi nelle due scarpe uguali e contrarie tra di loro, altrimenti ci scianchiamo se un piede va di qua e l'altro va di là. Immaginate, altro che quel supplizio di una volta in cui l'uomo era teso. No, noi ci lacereremmo se tenessimo i due piedi, appunto, uno che va di qua e uno di là. Perdiamo la nostra unità e non la possiamo perdere. La nostra unità materiale deve rimanere un tutt'uno. La massa materiale, quando si muove in un verso solo e non in due versi uguali e contrari. Allora, come la mettiamo se esistono simultaneamente questi due versi? È che la massa materiale o va di qua oppure va di là. Non può andare simultaneamente da una parte e dall'altra. E allora il tempo di un prima e di un poi diventa solo una considerazione di tipo relativo, così relativo come per esempio accadrebbe nell'universo tra due pianeti che fossero a distanza l'uno dall'altro, come dista il Sole dalla Terra. E immaginiamo che ci siano su questi due pianeti due osservatori che hanno lo stesso orario sull'orologio e con potenti strumenti di ingrandimento valutano e leggono ciascuno l'orario che sta sull'orologio dell'altro, che sta così a distanza Terra-Sole. Ebbene, ognuno vedrebbe l'orologio dell'altro in arretramento di 8 minuti primi. Più in avanti dell'altro? Sembra che il mio orologio è più in avanti di quell'altro che è più indietro di 8 minuti primi. Ma a lui sembra la stessa cosa, sembra che il suo orologio sia più in avanti del mio, arretrato di 8 minuti rispetto al suo. Il tempo è una questione relativa al soggetto che osserva le cose e alla sua presenza è presente il tempo presente per lui. Quando l'altro è a distanza, non solo è a distanza di spazio, ma è anche a distanza di tempo. Ecco, è per questa ragione che
che tutto quello che non è presente a noi sembra essere prima, più indietro nel tempo. Di conseguenza, le due azioni uguali e contrarie tra di loro nella nostra realtà assumono l'aspetto causale e sembra che nella equazione un membro sia causato dall'altro. Ciascuno dei due ha l'altro membro uguale come la sua causa, perché essendo uguali, ognuno la causa dell'altro per esistere con quel numero lì. E l'altro è uguale e contrario. Questa è la nostra realtà. Noi vediamo quello che è simultaneo messo in sequenza uno dopo l'altro. E è per questo motivo che ciò che esiste, come quell'apparente espansione del Big Bang e quella contrazione che verrebbe dopo, che coesistono, non sono così come noi le vediamo. Possiamo crederci proprio perché il fondamento del terzo principio della dinamica ci conferma che tra causa ed effetto non c'è nessuna priorità, perché le due cose sono in atto simultaneo. E allora, se noi siamo dentro uno sbilanciamento, è perché esso ha la sua ragion d'essere nello sbilanciamento opposto. Per questo noi ci vediamo sbilanciati, perché c'è l'equilibrio. Allora vediamola un po' sotto il profilo morale, questa condizione qui. Se il mio esistere nel tempo esiste secondo uno sbilanciamento apparente, perché è controbilanciato da quell'altro, uguale e contrario, di conseguenza io sto vedendo una cosa falsa, sbilanciata, perché sto osservando solo uno dei due movimenti dinamici che sono sempre uguali e contrari tra di loro. Allora, che cosa devo credere? Che esiste una entità che è la causa nascosta di questa esperienza reale che io sto facendo. Chiamiamola trascendente questa causa, perché c'è, ma non si vede. È trascesa e anche compresa in questa reale. Allora, se la contrapposizione ideale che noi facciamo tra il mondo reale e quello trascendente, il mondo reale, valutiamo ciò che trascende come ciò che sia divino, ossia che esista in potenza, ma che non si veda, perché è un potere trascendente, noi non possiamo non aver fede che la nostra realtà sia interamente comandata, nel modo in cui essa è, da un potere assoluto che trascende in modo assoluto questa nostra realtà, fino al punto da essere, dinamicamente parlando, uguale e contrario a tutto questo dinamismo. Tanto che se io vedo lo sbilanciamento di una entità qualunque che è in atto, debbo dire, lo vedo come sbilanciato, ma semplicemente perché sto indagando in una modalità che è unilaterale, laddove invece la verità è bilaterale. Si esprime in due azioni uguali e contrarie tra di loro. Una io la chiamerò divina, trascendente, la realtà, e l'altra sarà quella reale. Se io credo
credo in questa esistenza unica della nostra realtà, agisco contro ragione, perché è la ragione, proprio quella del dominio assoluto dell'equilibrio tra tutti quanti gli eventi, che mi porta a capire che se io sto vedendo anche un malvagio che agisce in modo malvagio nella sua vita, è proprio perché io sto assistendo solamente a una dinamica che è comandata da un equilibrio e un riequilibrio divino assoluto, e tale da soccorrere chiunque stia cadendo in un modo obbrobrioso, in un modo malefico, in un modo terribilmente angosciante, che ci dà timore, che ci dà paura, e dire: esiste un valore trascendente questo che darà contro questo apparente peccato ogni cosa per toglierlo di mezzo, e io ci debbo credere, proprio per le ragioni supreme di un equilibrio che comanda ogni cosa, anche quelle dinamiche che, intese nel modo umano, sono in qualche caso terribili da concepire come bene, o viceversa. Noi allora che cosa dobbiamo capire? Che un uomo che in questo ambito della vita reale sta operando nel bene sia comandato nel verso opposto da un male? No, chi comanda è l'equilibrio. Di conseguenza, se in questo aspetto esiste chi si esalta perché è primo, lo sappia eternamente, perché è l'eternità che controbilancia ciò che eterno non è. Se questo mondo reale è mortale, è controbilanciato, per poter esistere come mortale, da un contesto che sia l'opposto di questo, immortale. Di conseguenza, vedete, è la nostra realtà di uomini mortali che è giustificata idealmente e veramente da una realtà divina e immortale. Se la nostra condizione è reale, quella che la bilancia è la condizione trascendente, è la condizione divina. Di conseguenza, quando noi osserviamo la nostra vita reale, non possiamo essere ingannati al punto da credere che essa sia solo così come ci appare in questo squilibrio. Noi stiamo assistendo a uno squilibrio laddove squilibrio non è possibile. Nessuno. Di conseguenza, vedete, bisogna avere fede in questo Dio di giustizia e di amore che, agendo come un grande mare, darà a ogni fondale la quantità giusta di acqua, ossia di bene, che debba essere data a ciascuno affinché nel paradiso tutto sia uguale per ciascuno.